Monguzzo, provincia di Como, ultima tappa per quanto riguarda il circuito delle tre province, si chiude davvero alla grande, oggi domenica 2 ottobre con la quinta edizione della CBA Cup. Qui al mio fianco c'è Umberto Corti in doppia veste, organizzatore ma anche naturalmente atleta che correrà questa gara. Allora Umberto, qualche anticipazione sul percorso di gara, percorso che vede qualche piccola novità. Sì, quest'anno purtroppo non ho potuto fare tutto quello che volevo sul percorso perché volevo inserire delle ulteriori novità, nuove varianti. Sono riuscito solo a inserire una nuova discesina all'ultimo proprio questa settimana e il percorso poi ricalcherà praticamente al 95% quello che avevamo fatto l'anno scorso nella passata edizione. Comunque un percorso che era piaciuto a tutti e per chi ha provato in questi ultimi giorni il percorso, la nuova variante è stata diciamo apprezzata, anzi come presa come un miglioramento rispetto alla passata edizione, quindi sono contento perché comunque il mio principale obiettivo nonostante corro oggi è cercare di organizzare un evento, una gara che riesca a soddisfare tutti, cioè tutti i partecipanti. Sicuramente un percorso con delle difficoltà tecniche un po' maggiori rispetto alla media di quello che sono le gare provinciali, però è dato anche dalla mia esperienza e voglia di fare una gara di un livello un po' più alto per far provare anche a chi magari va due o tre volte alla settimana l'adrenalina che si prova nelle gare internazionali di alto livello. Quindi io, che sono anche il responsabile del percorso, che curo anche proprio la pulizia dei sentieri e tutto, mi dedico al massimo per pulire bene i percorsi e fare un qualcosa che sia il più possibile adatto a tutti e divertente. Grazie ad Umberto Corti ed ora la linea alle immagini della corsa. Ed eccoci sulle griglie di partenza, pochi istanti alla via ufficiale di questa ottava ed ultima prova del circuito delle tre province, quinta edizione per quanto riguarda la CBA Cup, questa importante manifestazione di cross country organizzata dal team CBA di Patron Giuseppe Corti. Giustamente il nostro operatore Roberto Genovese sta spaziando a 360 gradi con le immagini all'interno delle griglie per dare la possibilità a tutti gli atleti di potersi rivedere, ma ormai è tutto pronto, eccoci qua, siamo in zona partenza per la categoria Open Maschile, Elite Sport, Junior Maschile e le categorie amatoriali Master 1 e Master 2, si susseguiranno le partenze distanziate l'una dall'altra di 2 minuti, noi per questioni di tempo vi faremo vedere solamente 2 partenze, ecco infatti la seconda partenza riservata in questo caso alla categoria Donne Open, Junior, Allievi e poi ancora alle categorie amatoriali M3, M4, M5 ed M6. A seguire, noi non lo vedremo nelle immagini, ma lo ricordiamo per dovere di cronaca, partiranno le allieve e gli esordienti maschi, per loro 2 giri del percorso e 1 giro per gli esordienti categoria femminile. Ricordo che per tutte le categorie è stato previsto il giro di lancio. Testa della corsa, Corti, Gabaglio, Testa e Valsecchi, questa è la situazione al primo giro per questi corridori, ben 4 giri del tracciato di gara che misura intorno ai 6 km e 500 metri, percorso che è stato rivisto come ci ha preannunciato Umberto Corti nell'intervista di apertura della nostra sintesi, è stato rivisto circa a metà del tracciato di gara, intorno ai 3 km, sentiremo naturalmente anche al termine di questa nostra sintesi i commenti su questa variante, se è stata apprezzata oppure no, questo insomma è un pochettino lo scoglio che hanno tutti gli organizzatori quando vanno a modificare qualcosa nell'assetto del percorso. Noi però non vogliamo distogliere l'attenzione e soprattutto gli sguardi da quello che è l'andamento della corsa, naturalmente con le immagini cercheremo proprio di dare spazio anche a tutti i protagonisti delle diverse categorie in gara oggi. Tra l'altro questa, come vi dicevo qualche istante fa, è la prova conclusiva e quindi l'ultima possibilità per recuperare punti ai fini della classifica finale
nazionale e per molti di questi atleti andarsi ad aggiudicare la categoria nel caso di riuscire a recuperare proprio i punti. Attenzione perché ritorniamo sulla testa della corsa, vedete Umberto Corti che comincia a prendere il sopravvento sui diretti avversari, in modo particolare sul secondo, eccolo qui con il numero 31 è Luca Testa, lo segue in terza posizione il numero 46 Matteo Valsecchi e poi a seguire vediamo con il numero 95 il compagno di squadra di Umberto Corti, Michael Pesse. E qui intanto arriva anche il quinto in classifica in questo momento con il numero 16, era Roberto Panzeri, e via via tutti gli altri atleti, abbiamo visto anche con il numero 7 Simone Cibin, qui invece con il numero 15 Filippo Galli, qui con il 3 Michele Marcellino. Questo dunque è l'aggiornamento della situazione, vedete come Corti sta cominciando ad imprimere il suo ritmo agli avversari e invece alle sue spalle è una bella lotta proprio tra Luca Testa e Matteo Valsecchi, ma attenzione anche a Roberto Panzeri. Diamo uno sguardo dunque anche a tutti gli altri atleti in gara per le diverse categorie oggi in questa ottava ed ultima prova del circuito delle tre province. A questo proposito ricordo che nell'ultima settimana del mese di novembre, questa è una notizia comunque ancora ufficiosa, dovrebbe essere confermata la premiazione per quanto riguarda questo importante circuito. Da definire esattamente ancora la data, ma verosimilmente il tutto dovrebbe svolgersi proprio nell'ultima settimana di novembre per questo challenge organizzato dagli amici di OTC Como, che come sempre hanno assicurato attraverso il loro cronometraggio tutte le classifiche di questa giornata. Tratto impegnativo, come vediamo, che costringe a spingere proprio sui pedali per tentare di risalire, e qui nuovo aggiornamento della testa della corsa. Siamo al terzo giro, il penultimo dei quattro in programma per le categorie assolute, e abbiamo visto che Umberto Corti ha ancora guadagnato qualche metro rispetto agli avversari. Dietro situazione stabile tra Luca Testa e Matteo Valsecchi, quindi una bella lotta se dovesse rimanere questa la situazione per il secondo e terzo posto, ma attenzione perché sullo sfondo vediamo con il numero 16 Roberto Panzeri, si trova a 40 secondi dalla testa della corsa, ma Panzeri proprio in questa fase di gara ha cominciato a spingere molto per tentare di riprendere la testa della corsa. Qui con il numero 60 vediamo Dennis Gabaglio, lo sopravanza Michael Dotti con il 53 e nel gruppetto abbiamo visto anche Marta Pastore. Questa dunque la situazione quando ormai siamo vicinissimi all'epilogo della gara. È l'ultimo giro, è già passato Corti, dietro c'è sempre Luca Testa in seconda posizione, dunque Corti che ormai si sta involando verso il traguardo. Sono davvero gli ultimi istanti di questa corsa e poi ci trasferiremo con le immagini nella zona del traguardo per assistere al grande finale di questa edizione 2011 della CBE Cup. Qui mi vedete in versione di speaker ufficiale per la giornata ed eccolo qui signori, Umberto Corti va così a vincere la CBE Cup 2011, è riuscito in progressione a lasciarsi alle spalle i suoi avversari, seconda posizione per Luca Testa che tra l'altro oggi si consacra vincitore di categoria nel circuito delle tre province, e qui il terzo classificato Roberto Panzeri che è riuscito a sopravanzare Matteo Valsecchi e a portarsi dunque in terza posizione salendo sul podio. Abbiamo visto anche la vittoria di Monica Maltese per la categoria amatoriale femminile, eccolo qui il podio con i tre vincitori ed ora le classifiche. Umberto Corti tempo finale 1:14:04, secondo Luca Testa 1:14:42, terzo Roberto Panzeri 1:16:56, quarto Simone Cibin 1:17:32, quinto Alessio Luongo 1:17:42. Risultati femminili: Monica Maltese tempo finale 1:06:17, seconda Mara Fumagalli 1:08:30, terza Marta Pastore 1:14:16. Ed ora andiamo ad ascoltare i vincitori di questa CBE Cup 2011. Umberto Corti, ti abbiamo intervistato all'inizio del nostro servizio, adesso ti vogliamo rintervistare, ma per un valido motivo. Oggi sei salito sul gradino più alto del podio della tua gara, è proprio il caso di dirlo. Sì, è stata un po' una sorpresa e comunque sempre una bella soddisfazione. Per me, come ho detto prima, l'obiettivo era cercare di fare un evento bello per tutti, cioè che tutti apprezzassero i nostri sforzi come team, il percorso e tutta l'organizzazione,
Adesso, dopo la gara, che tra l'altro ho vinto, sono doppiamente contento e spero che comunque i primi commenti sono tutti positivi, spero che sia per tutti così. La gara per me è stata molto dura, perché dopo 3 settimane quasi di completo stop dagli allenamenti si è fatta sentire via. Siamo partiti e abbiamo fatto il primo giro in gruppo, dopo pian piano ognuno ha preso il suo ritmo, anch'io ho tenuto sempre, sono andato sempre a tutta al massimo che potevo e alla fine ho guadagnato quei secondi che mi hanno fatto vincere la gara. Comunque è stato bello e tanta gente anche sul percorso e niente. Non so se sei più emozionato perché sei arrivato secondo dietro Umberto Corti o perché ti intervisto, Luca. Ma forse perché mi intervisti, perché non mi è mai successo. No, nel senso, bellissima gara. Era l'ultima delle 3 province e mi giocavo tutto. Dovevo vincere la categoria, ce l'ho fatta e niente. Stagione grandiosa dall'italiano Udace dal Valli Varesine e adesso 3 province. Ottima stagione, direi. Senti, per quanto riguarda la gara, forcing che è iniziato da parte di Umberto sin dal primo giro. Sì, se n'è andato via subito, poi l'abbiamo ripreso, però dopo gli altri giri continuava a prendere, andare, poi rientravamo, ma ne aveva veramente di più. E, stiamo parlando di un'elite comunque, noi siamo solo poveri amatori, diciamo. Un giudizio anche sul tracciato di questa CB & K con le piccole modifiche introdotte. Allora, bello, era troppo asciutto secondo me, nel senso all'ultimo giro si erano fatti di quei canaloni, si era proprio scavato, però ottimo percorso, pulito, bellissimo, tanto di cappello a Umberto che si è dato da fare tutta settimana. E completiamo anche il podio soprattutto con un ragazzo che è stato promosso a scuola, ha conseguito la maturità, ormai è posizionato verso l'università e soprattutto oggi qui coglie anche una soddisfazione sportiva con il 3° podio salendo sul gradino di questa CB & K 2011. Sì, veramente festeggio molto bene la chiusura della mia stagione, sia della scuola, che spero di iniziarla altrettanto bene, sia della bici, e anche il compleanno della mia ragazza che ieri mi ha chiesto di vincere, non ho vinto l'assoluta, però dai, almeno ho vinto quella di categoria, cioè degli under 23, anche se la categoria è open, quindi sono molto soddisfatto, molto contento e il percorso veramente bello, davvero divertito, bello. Senti, la tua tattica di gara ti ha visto stare un pochettino coperto, almeno nei primi giri, e poi sull'ultimo il tuo exploit che ti ha permesso di arrivare al podio. Sì, ho cercato di gestire la gara, dall'inizio ho cercato di stare, di non perdere tempo sulla salita, perché sulle salite abbastanza lunghe me la cavo, sugli strappi e soprattutto come le partenze perdo un po', invece sono riuscito a star lì nel primo gruppetto e non ho perso tempo. Quando nella mountain bike non perdi tempo e stai bene nel gruppo, rimani bello al coperto e riesci a riposarti e a recuperare molto bene. E ho fatto quindi i primi giri, ho cercato di stare con il primo gruppo, poi vabbè, negli strappetti interni ho perso un po' di terreno e sono stato col mio compagno di squadra Filippo Galli e con Cibin, Simone, e abbiamo fatto il nostro gruppetto. Poi piano piano quelli del primo gruppo probabilmente andavano a un ritmo troppo eccessivo per alcuni componenti, quindi io andando col mio passo sono riuscito a superare sia Michael Pesse che Matteo. E così ho concluso 3°, quindi la mia tattica è stata, mi ha pagato. Giuseppe Corti, team CBE Merida, organizzatore di questa 5ª prova della CBE Cup. Oggi ti vediamo finalmente tranquillo e rilassato, non solo in questo finale di gara ma già dall'inizio, quindi ormai la consapevolezza di aver organizzato tutto nel migliore dei modi. Sì, è così, e diciamo che dopo 5 come 5ª edizione sul discorso organizzativo ti sei preso un po' la mano, quindi non arrivi sempre all'ultimo col fiatone. La cosa che mi ha fatto piacere è che il tempo era dalla nostra, quindi non si è fatto male nessuno, perché il percorso era, in caso di pioggia, era abbastanza pericoloso, specialmente le discese, e quindi sono contento. Il numero dei partecipanti e poi con l'inizio della stagione del cross, che ha visto anche da parte mia 2 atleti già dati in prestito da altre società, sono contento, soddisfatto. Giuseppe, naturalmente continua anche la collaborazione molto stretta tra il team CBE Merida e l'amministrazione comunale di Monguzzo. Sì, senz'altro, perché come non è solo un discorso preferenziale col team CBE, ma con tutte le attività sportive questa amministrazione ci dà una mano. Ricordiamoci che ho anche 120 ragazzi come presidente del Monguzzo Calcio,
e non solo quello. Comunque un grazie veramente di cuore all'amministrazione, con tutti i suoi assessori, consiglieri e anche tutte le forze che sono collegate all'amministrazione, protezione civile, eccetera, eccetera. Quindi un grazie veramente di cuore.